Pantani, Jalabert, primi 18 secondi, Gran Premio della Montagna, i passaggi, Missaglia, Caucchioli e Pegna, Pegna il colombiano che è in discesa, poi... Ora è Savoldelli, 3-18, Jalabert il gruppo, questo è il passaggio, come ci informa... In questo momento Savoldelli che come al solito ha fatto una discesa da pazzo, ha guadagnato più di un minuto nei confronti di Pantani e si sta riportando in questo momento sulla scia di Pegna, Gotti e Savoldelli. Cosa? Eccolo qua, ecco qua Savoldelli e Gotti, quindi abbiamo un quintetto, un momento estremamente importante. Savoldelli in discesa ha dimostrato ancora una volta le sue doti di grande discesista, di grande coraggio, si riporta sui tre battistrada. Uomo ormai rassegnato, insomma, vogliamo da te il punto della situazione su Laurent Jalabert, sulla maglia rosa. Ed eccoci ancora su Savoldelli. Mamma mia, è andato dentro in questo paese come un kamikaze, ormai è finita per lui la discesa. Ecco, guardate che roba, sta andando giù a 80-90 all'ora in questo tratto di strada, non sa cosa lo aspetta, entra proprio pieno senza neanche frenare, è veramente un grande Savoldelli, anche perché volibile, ci sono anche i 12 secondi di abbuono per lui. Paolo Savoldelli solo all'ultimo istante alza le braccia, vuole conquistare ancora secondi preziosi, non ha concesso niente alla vanità, non ha concesso niente alla pubblicità. Però hai vinto due Giri d'Italia, hai vinto? Sì, 2002-2005. Caspita, due Giri d'Italia. Il falco, come chiamano, eh? Il falco. Il falco, ti chiama. Che bello è, un animale poi anche, diciamo, dai simboli molto prestigiosi.